grazie per la partecipazione, grazie a tutti voi e grazie ad Acme che puntualmente, ormai come abitudine, viene a trovare con molto piacere e spero vi possa allietare con la presentazione dei nuovi modelli e delle novità. Un grazie particolare a tutti e allo staff intero, con particolare attenzione, visto che nell'ultima ora avrete saputo sicuramente la news dell'allargamento della nostra famiglia con l'entrata nella collaborazione della squadra di Salento Rail Road di Fabio Martina, che si occupa del video, e quindi tutti coloro che non possono essere presenti avranno la possibilità di vedere il video della presentazione sui canali social, e grazie a Fabio quindi questo avverrà e Fabio farà parte ormai della nostra famiglia. Porteremo quindi avanti, come abbiamo sempre portato, la nostra struttura, andando a migliorare qualità e servizi, e avremo anche un marchio SRM che verrà potenziato, un laboratorio di gestione, quindi una struttura totalmente indipendente per quanto riguarda il marchio, e un canale blog che sarà strutturato più in là, l'informazione è prettamente modellistica, quindi ci saranno tutte le novità del settore, esclusive, varie informazioni. Quindi abbiamo incrementato la nostra famiglia, che quindi Fabio si unisce a tutti gli altri collaboratori che già sono presenti, che voi conoscete sia in negozio che nelle fiere, avete già avuto modo di conoscere. Quindi questa è una premessa importante, visto che è la novità delle ultime ore. E niente, vi lascio alla presentazione di Acme e la parola al dottor Buonopane. Vediamo un po' cosa ci risponde. Bene, allora, ancora una volta grazie, quest'anno ci siamo visti più volte rispetto alla media e questo vuol dire per noi un segno particolarmente importante che devo dire viene ulteriormente rafforzato proprio da quello che ha detto qua adesso Marco. La realtà di Salento Rail Road è diventato un punto di riferimento per il modellismo ferroviario non solo nella zona di Lecce ma più in generale per la Puglia, e devo dire la presenza anche in occasione di tutte le grandi manifestazioni nazionali, Verona e non ultimo Novegro, sono significative proprio di una volontà di crescita. D'altra parte il fatto di venire qui abbastanza spesso è poi la dimostrazione pratica che l'investimento in termini di tempo, in termini di risorse, in termini di modelli con le varie serie speciali, alla fine tende sempre ad essere fatto nei confronti di quelli che sono i punti vendita più rilevanti a livello nazionale e di non solo. Abbiamo scelto di fare questa attività pochi giorni da Novegro perché abbiamo visto che quest'anno, contrariamente agli altri anni, è mancata proprio la partecipazione degli appassionati del Sud Italia, e questo lo sappiamo perché l'appassionato del Sud Italia è quello che si presenta il sabato mattina, che normalmente fa il lungo viaggio di notte e si trattiene poi fino sabato pomeriggio quando torna indietro. Quest'anno questo tipo di presenza è venuta meno, probabilmente problemi di trasporti, problemi di servizio anche che non sono mancati, e quindi abbiamo deciso di andare a raccontare un po' quelle che sono state le novità. E come abbiamo detto già all'inizio dell'anno, come abbiamo cercato di fare negli ultimi 12-15 mesi, l'obiettivo principale è quello di andare ad azzerare tutte quelle che erano le novità in catalogo, questi erano i cataloghi che si erano accumulati nel corso degli anni, cercando di proporre solo dei modelli che poi trovassero spazio nel mercato nell'arco di pochi mesi. Tra le novità che sono annunciate, sono in pentola da anni, c'è certamente l'Arlecchino, di cui vi ho dato le informazioni, diciamo, di servizio in apertura, e invece d'altra parte andiamo adesso nel corso dei prossimi mesi, non dico a completare ma a riempire un po' quelle che sono state le novità annunciate nel corso dell'anno. Per quanto riguarda Novegro, sicuramente una novità per questo mercato è rappresentata dall'Intercity, fatto con le 2414, che vedremo certamente nel 2024. È un treno fatto con la logica di Acme, quindi un treno di base di 4 pezzi che poi può essere implementato con l'aggiunta delle 3 carrozze per avere un treno completo con tutte le tipologie, e poi chi vuole andare a completare con tutte le unità
che singole fino al raggiungimento del convoglio completo. Per quanto riguarda invece le novità di tipo diciamo più commerciali e disponibili già nell'anno, la locomotiva Raltin è nei negozi già da qualche giorno, è una locomotiva che ha un interesse particolare perché proprio a settembre è stata consegnata ed è resa disponibile sul mercato svizzero l'autostrada viaggiante di Acme, che è un modello diciamo di una certa importanza. La prima serie è stata realizzata per il mercato svizzero perché è quello che ce l'aveva in qualche maniera commissionata. Questa locomotiva va ad aggregarsi proprio a quel treno e una volta completato diciamo il treno non è da escludere, anzi possiamo dire che nel corso dei prossimi anni arriveremo a fare l'autostrada viaggiante anche con i carri italiani, anche se al vero devo dire questa esperienza con i carri italiani è stata un po' effimera perché dopo la prima serie di carri costruiti nel 1992 dalla Ferrosud a Casal Sabini e poi la seconda serie costruita addirittura in colore verde, in realtà tutti i carri italiani sono poi confluiti nel parco austriaco in una sorta di pool che è quello che va a gestire l'autostrada da Trento fino a Ingolstadt oppure da Brennersee fino a Vorlon, che è quella che diciamo interessa l'Italia proprio per la tipologia dei veicoli. Sicuramente invece per il mercato italiano è la 402 in livrea Intercity, è una macchina che in questo momento non era presente sul mercato né in nessun modo ed è una macchina importante per andare a completare l'Intercity Notte che abbiamo consegnato all'inizio dell'anno. Giusto il tempo di realizzarla, rispetto alle macchine precedenti, questa rappresenta l'ultima versione, e cioè la versione con il logo a tre colori, posizionato correttamente secondo quelli che sono i dettami proprio di Trenitalia, nella parte bassa della cabina. Mentre le versioni precedenti, che riproducevano un po' degli stati iniziali, avevano il logo monocolore nella parte nera. Abbiamo qualcosa di interessante che vale la pena raccontare, anche se sicuramente questo non è il mercato di riferimento, e con due iniziative che riguardano essenzialmente la ripresa in catalogo delle carrozze jugoslave. Il primo attraverso l'Intercity, l'Eurocity Avala, un treno che collegava Belgrado con Budapest, che avevamo già prodotto nel 2014 e che abbiamo deciso di riproporre proprio per la grande richiesta di questo tipo di carrozze con la livrea a tre tonalità di arancione. E con la circostanza, siccome abbiamo reso disponibile la carrozza ristorante, abbiamo introdotto un set nuovo di completamento che comprende appunto una carrozza ristorante delle ferrovie jugoslave, in realtà noleggiata dalle ferrovie bulgare, e due ulteriori carrozze di seconda classe per così completare il treno nella sua interezza, come girava appunto tra il 1991 e il 1996. Le stesse carrozze, anche con delle varianti di livrea, sono state invece introdotte per completare l'Eurocity, o meglio l'Intercity Drava, che era un servizio interessante che riguardava proprio il mercato italiano, partendo da Venezia e collegando Venezia con Budapest, oltre ad una sezione che comprendeva appunto le carrozze ex jugoslave, nel caso specifico serbe ed una slovena, per la gestione della tratta da Venezia fino a Belgrado. In questo caso il set delle due carrozze che circolava giornalmente viene prodotto appunto con l'unità in livrea a tre toni di arancio, mentre la carrozza singola, che rappresentava un rinforzo in alcuni giorni della settimana, sarà venduta singolarmente e quindi aggregabile a seconda se uno vorrà fare il treno da sette pezzi, come quello riprodotto nell'immagine, oppure come in altre situazioni durante la settimana, con un treno più corto. Con questo diciamo ci fermiamo per quello che riguarda la parte internazionale, anche se in realtà dopo aver presentato i container di Nazzano Po che sono stati realizzati dalla casa portoghese PT Trains, abbiamo ulteriormente incrementato la collaborazione arrivando a produrre una nuova serie, due nuovi set di tre carri, che sono carri che girano regolarmente in Italia, essenzialmente tra il porto di Ravenna e di Nazzano Po, e nella configurazione di solo i carri lunghi per motivi di circolazione, anche in una relazione internazionale che parte
dal Limburgo tedesco, attraversa la Germania e la Svizzera e poi arriva fino a Reggio Emilia. La scelta di fare i 27 ci permette di avere già un treno praticamente completo dal punto di vista modellistico con 6 unità e quindi qui si potrà scegliere se fare il treno sulla tratta internazionale oppure integrare questi vagoni con altri carri della PT Trains che invece girano essenzialmente sul mercato italiano. E a questo punto cominciamo anche con la descrizione dei modelli italiani e con i carri di tipo POZ, questa volta però in marcatura epoca quarta. La scelta era, tra virgolette, abbastanza ovvia, avendo già annunciato all'inizio dell'anno i carri in epoca terza che saranno consegnati e disponibili a partire dal mese dei primi giorni di novembre. E quindi abbiamo implementato ulteriormente l'offerta introducendo i carri in epoca quarta e hanno due peculiarità. Dal punto di vista costruttivo questa volta i carri sono uguali tra loro, ma sono differenti per quanto riguarda le marcature, perché uno è stato realizzato con la marcatura classica italiana per il servizio nazionale, mentre uno dell'altro della coppia è stato invece riproduce un modello che è stato fotografato in Danimarca ancora con marcatura internazionale nonostante fosse nell'epoca quarta, quindi in un periodo in cui questi carri cominciavano ad essere messi fuori servizio o comunque utilizzati per servizi meno importanti. Sempre per rimanere in tema di carri e sempre per rimanere in tema di carri in epoca terza, in questo caso avremo sempre durante il mese di novembre o inizi di dicembre disponibile la coppia di carri Dalmine. In questo caso si tratta di carri che hanno delle leggere differenze costruttive, essenzialmente l'assenza della garitta e la riproduzione di un diverso tipo di scaletta e quindi del passaggio del terrazzino del frenatore, e che facevano parte di un gruppo di 18 carri realizzati dalla Breda di Sesto San Giovanni per la società Dalmine e assegnati alla stazione di Massa, Marina di Massa, del porto di Massa, e venivano utilizzati proprio per il trasporto dei tubi durante gli anni 50. Nella configurazione i carri saranno venduti con il carico che appunto riproduce i tubi in utilizzo dell'epoca con la lunghezza tipica di quel periodo storico. È una serie limitata di 300 carri che può trovare applicazione un po' su tutti i plastici italiani, tenendo conto che i tubi all'epoca venivano utilizzati sia per la realizzazione di acquedotti sia per la realizzazione di gasdotti e quindi praticamente un po' in tutta Italia. Trovano invece una valenza particolarmente legata al territorio, come abbiamo detto anche nella presentazione precedente, quando avevamo presentato i primi due veicoli, i carri Italsider di tipo SA. E qui si apre uno scenario che è abbastanza importante, perché stiamo parlando di veicoli che sono stati unici per tanti aspetti, che vale la pena ricordare non prima però di aver qualificato quello che è il periodo storico in cui questi carri si sono trovati prima ad essere progettati e costruiti e poi ad essere utilizzati per un periodo di oltre 25 anni, addirittura in alcuni casi oltre 35 anni. Allora, i carri sono carri di costruzione Italsider, nel senso che il committente è stata la società Italsider, che la società Italsider nasce per volontà politica di creare l'acciaio di Stato, quindi un progetto industriale che addirittura era nato alla fine degli anni 30 e che era stato ripreso nel dopoguerra e finanziato dal piano Marshall, e che prevedeva appunto la realizzazione di altoforni di una certa importanza, di una certa capacità produttiva, per realizzare poi quelle che sono state le basi proprio del boom economico. Ricordiamo che all'epoca l'acciaio veniva prodotto in piccole acciaierie, essenzialmente riutilizzando materiali rottami di ferro, mentre con l'introduzione dei centri siderurgici di Genova nel 1953
e dell'altoforno, del primo altoforno di Taranto nel 1964, si comincia ad avere una produzione importante che passa dalle meno di 400.000 tonnellate degli anni prima della guerra ad un volume che supera le 2 milioni di tonnellate nel 1953. Volume che sale ancora fino a raggiungere le 22,8 milioni di tonnellate di acciaio nel 1973. Tra il 53 e il 73 la crescita in alcuni periodi è addirittura la crescita annuale rispetto all'esercizio precedente è addirittura del 12-15% in alcuni periodi, e d'altra parte vale pena ricordare che il 56 è il periodo in cui entra in produzione la Fiat 600, quindi comincia quella che è la motorizzazione di massa, seguita da un altro aspetto importante, cioè la realizzazione di frigoriferi, lavatrici, cioè gli elettrodomestici che chiaramente hanno bisogno della lamiera per essere realizzati. Bene, in questo scenario, alla fine degli anni 60, le ferrovie non avevano una grande disponibilità di carri pianali perché, abbiamo detto, i carri pianali all'epoca erano riconducibili a diverse serie di carri POZ, con alcune limitazioni importanti. Questi carri sono concettualmente carri degli anni 20, con una carico assiale di 17 tonnellate, quindi vuol dire che un carro del genere aveva una massa a terra di 68 tonnellate. Se togliamo le circa 18-16 tonnellate, rimaneva ben poco per poter caricare. Sicuramente non erano carri che potevano sopportare il trasporto di grandissimi flussi di rotoli o di bramme di acciaio da stabilimenti importanti. Ed ecco che Italsider, che già aveva realizzato una serie precedente di carri a quattro assi, nel 1972 commissiona alla Stanga di Padova, alle officine Stanga di Padova, la realizzazione di una serie di 144 veicoli, quindi non pochi, tutti quanti con delle caratteristiche importanti, come quella di essere il primo carro italiano di costruzione italiana a sei assi. C'erano all'epoca altri veicoli, sempre classificati come carri pianali per trasporti speciali, ma si trattava di 12 unità provenienti dal diciamo ex parco DRG, quindi ferrovie tedesche prima della guerra, che erano rimasti in Italia a vario titolo e che comunque rappresentavano effettivamente un lotto particolarmente modesto rispetto a quelle che erano le aspettative e le necessità soprattutto di trasportare. Ricordiamo che non tutti i grandi centri siderurgici italiani, quattro centri, disponevano del cosiddetto laminatoio. Il primo laminatoio, treno di laminazione, è stato in realtà realizzato proprio a Genova Cornigliano. L'impianto di Piombino aveva il trafilatore, che è sempre stato un grande produttore di rotaie, ma non aveva l'impianto di laminazione, e quindi c'erano dei treni che viaggiavano regolarmente tra Piombino e Genova, oppure da Genova a a Novi Ligure, per poter fare ulteriori trattamenti in quello che era il concetto del ciclo completo dell'acciaio. E quindi in questo scenario particolarmente complesso mi sono permesso di raccontarvi, non fosse altro per focalizzare meglio quelle che erano le necessità del tempo, vengono realizzati prima 144 carri e poi una seconda serie di 96 carri di tipo leggermente diverso. Nel treno che noi abbiamo portato qui abbiamo voluto proprio significare questa differenza, avendo tre carri con la struttura e quindi il piano di carico conformato da travi a C rivoltate e una parte invece della seconda ordinazione di 96 carri con il piano di carico invece uniforme in acciaio saldato. Dal punto di vista tecnico le differenze è visibile, dal punto di vista sia modellistico sia nel carro vero, e si può vedere sia guardando il carro dall'altro ma soprattutto anche lateralmente, perché la vista laterale nel caso di carri a C comprende un certo tipo di situazione, mentre con i carri saldati il profilo laterale è di tipo continuo. I carri che vedete saranno venduti con i coils, e questo proprio per poter produrre al meglio quelli che sono i treni per il trasporto della lamiera.
anche abbiamo pensato anche a una soluzione per i primi due carri che sono stati realizzati, che abbiamo venduto senza carico, introducendo questo carico di bramme, tre bramme che possono essere caricate ovviamente tutte ma anche in parte, con un prezzo particolarmente contenuto, che andranno proprio a completare i carri, e quindi si potrà alla fine avere un treno completo sia di lamiere oppure di carri con lamiere e bramme, oppure semplicemente la riproduzione di carri carichi di bramme a seconda per quelli che potevano essere i servizi non fatti a treno blocco. L'altra peculiarità di questo convoglio, che differenzia i vagoni che andremo a consegnare dalla metà di novembre rispetto a quelli che sono già stati consegnati, risiede nel tema dei colori. I primi carri, quelli realizzati dalla società Stanga di Padova, avevano un colore grigio molto scuro, mentre col tempo e con le revisioni si era passati ad avere un colore decisamente meno carico. E in questo treno ci sono due differenti tipologie di carri colorati, nel colore più scuro d'origine e alcuni invece in colore molto più chiaro. Dopodiché, nel corso degli anni, soprattutto a partire dalla fine degli anni 80, il colore era diventato ancora più chiaro, diventando addirittura molto simile a quello dei carri di servizio. E in accordo con la documentazione che abbiamo deciso di fare alcuni carri con delle piccole pezzature proprio a significare quella fase di transizione. Per quanto riguarda la trazione di questi convogli, particolarmente pesanti, perché ogni carro aveva una massa a terra di 120 tonnellate e quindi 8 carri già rappresentavano un volume di 1000 tonnellate, quindi un treno più che completo, sono stati utilizzati un po' tutti. Normalmente l'assegnazione, per esempio, del treno 58-312 che arrivava da Taranto e poi ripartiva alla volta di Marghera da Bari, prevedeva il 6:45. Ci sono stati giorni nei primissimi anni 80 in cui si vedeva anche il 6:56, ma non sono mancate giornate in cui c'era il 6:26 che un pochettino arrancava, o il 4:28. Quindi la possibilità di utilizzare tutte le tipologie di macchine, tenendo conto che quando si trattava di treni pesanti si andava incontro a situazioni in cui soprattutto su alcune tratte il collegamento da Bari verso Napoli poteva essere fonte di problemi. Per quanto riguarda l'utilizzo di questi veicoli, non è necessario oppure non è diciamo esclusivo l'uso a treno blocco, perché questi carri hanno circolato fino al 2013 e negli anni hanno avuto diverse tipologie di veicoli in affiancamento. Per esempio, in un caso, cioè in più casi, si vedevano girare questi veicoli anche con carri RGMMS, quindi il classico pianale FS, caricato con le lamiere, sia in origine in maniera orizzontale come in questo caso, sia invece in altri casi con le lamiere poste in maniera verticale, quando i carri erano stati dotati di apposite selle. E quindi, siccome questi carri sono stati disponibili, sono credo ancora disponibili sul mercato, eventualmente gli appassionati che vorranno fare il treno dell'acciaio potranno scegliere di integrarlo utilizzando appunto i carri di tipo RGMMS. Così come, se invece si vuole spostare il periodo di ambientazione verso la fine degli anni 80, allora si potranno aggiungere a questo convoglio i carri SHIMS, che sono quelli con l'apertura telescopica superiore, che sono stati realizzati da Rocco in tantissime numerazioni e varianti con e senza terrazzino, e che rappresenterebbero quindi un'ulteriore possibilità di realizzare treni merci per il trasporto dell'acciaio in maniera abbastanza variegata. Credo di aver detto tutto per quello che riguarda i treni merci, e quindi vale la pena spostare un po' il tema su quelle che sono le due novità, importanti, su quelle che sono le tre novità importanti che abbiamo introdotto. Nella fattispecie cominciamo dai bagagliai posta. Allora, per molti di voi saranno simili, non sono uguali, ai DI90.000 che abbiamo realizzato negli anni. Però in realtà noi stiamo parlando invece,
Stiamo parlando di quello che è un veicolo a due assi costruito nel 1952 su ricostruzione di veicoli esistenti a cassa in legno, e si tratta di un bagagliaio posta. La differenza è evidente perché oltre al portellone del vano bagagliaio vi è un portellone leggermente più piccolo, che era quello che consentiva l'accesso al diciamo l'addetto delle poste, all'operatore postale. Questi veicoli, realizzati nel 1952 in 83 esemplari, erano praticamente presenti in tutte le principali stazioni perché venivano utilizzati come veicoli per treni locali, appunto avendo lo spazio sia per il diciamo, capotreno sia per l'operatore postale. E la consegna di questi modelli avverrà entro Natale per due delle versioni, molto probabilmente il castano e il grigio, mentre la versione castano Isabella arriverà successivamente. Dico molto probabilmente perché la produzione si è conclusa e siamo quindi nella fase di gestione dei trasporti che richiedono, nel caso in cui si usino modalità tipo il trasporto combinato aereo-nave, almeno 25 giorni, se invece si va su una nave ci vogliono tra i 35 e i 40 giorni. Quello che invece arriverà certamente nel 2024, ma che vedete ormai in condizione diciamo approntata e definitivo, è questo convoglio di carrozze Corbellini. Avevamo già fatto in passato dei convogli, un convoglio simile che aveva lo scopo proprio di raccontare i treni locali degli anni, fine anni 50 e degli anni 60, e questa volta lo abbiamo fatto introducendo tre novità che caratterizzano tutte e tre le carrozze. Cominciamo da quella meno importante, e cioè la carrozza mista, che è formata da un vano con quattro finestrini grandi e un vano con cinque finestrini piccoli, che in questo caso viene proposta tutta di seconda classe. Queste carrozze nascono nel 1951 come progetto di ricostruzione di carrozze 100 porte a cassa di legno lunghe, fatto dall'ingegner Corbellini, che poi diventerà anche ministro dei trasporti, e la caratteristica era quella di essere di due tipi, o completamente di terza classe o miste seconda e terza classe. Nel 1956, con l'eliminazione della terza classe, molte unità sono diventate miste di prima e seconda classe, e ce ne sono state alcune, tra cui quella che abbiamo individuato come numero, peraltro in maggioranza, che sono invece state convertite totalmente in carrozze di seconda classe, pur conservando, soprattutto all'inizio, la differente tipologia di sedili all'interno della carrozza. Quindi per la prima volta riproduciamo una carrozza nella livrea Castano Isabella, ma con delle differenze importanti. Quella che invece è completamente diversa è quella, l'altra Corbellini, quella tutta di seconda classe, perché in realtà stiamo parlando dell'unica carrozza Corbellini che non era ancora stata riprodotta, cioè quella realizzata ricostruendo carrozze a cassa di legno con interasse di 11.200 mm, quindi le cosiddette 100 porte a cassa di legno corte. Questa carrozza ha la particolarità che l'ultimo modulo, anziché essere formato da due sedili affacciati, ha semplicemente il sedile che guarda verso la parete di fondo, e questo si vede molto bene, per cui l'ultimo finestrino è più piccolo rispetto a quello del modulo. Questa carrozza abbiamo scelto di farla perché si tratta di una, al di là del fatto che le carrozze Corbellini sono sempre molto molto interessanti per il mercato, e il fatto che tutti quanti si cimentino nel riproporre sistematicamente o regolarmente è significativo. Però quello che abbiamo voluto fare noi è stato proprio quello di allargare, come avevamo fatto già qualche anno fa con la Corbellini lunga, la cosiddetta Corbellona, abbiamo voluto invece questa volta andare a guardare la versione più piccola. Queste due carrozze sono integrate del tipo UM7000. È un veicolo diverso rispetto a quelli che sono stati realizzati nell'ultimo periodo, è un inedito assoluto nel campo del modellismo in scala H0 e ripropone un veicolo utilizzato un po' in tutta Italia,
realizzato con cassa di legno del 1907, inizialmente in livrea verde con i due carrettoni in estremità e poi in fase di ricostruzione, già a partire dagli anni 30, era stato alleggerito negli inutili carrettoni di testata per diventare un veicolo normale utilizzato per esclusivamente per il trasporto di posta e messaggerie, quindi anche di quelle che erano i piccoli pacchi. Il veicolo ha girato non solo nella livrea castana ma anche nella livrea grigio-ardesia e abbiamo fatto la scelta di introdurlo in questo treno perché in questo modo, combinando questo cofanetto di Corbellini con l'altro cofanetto realizzato qualche anno fa, si potrà effettivamente dare luogo a un convoglio tipico dove c'è il bagagliaio posta che passa a cassa di legno, un postale completo a cassa di legno per messaggerie, quindi per materiale più ingombrante, e poi le diverse corbellini, tra cui appunto la BZ, in questo caso la BZ 38.000, che è l'unità più corta mai realizzata. Tornando invece ai veicoli in grigio-ardesia, quindi in epoca quarta, la prossima settimana sarà disponibile nel negozio il bagagliaio tipo 1978R, che tutti voi conoscete per essere stato il bagagliaio nella livrea navetta, quindi abbinato alle carrozze a piano ribassato e in alcuni casi anche alle carrozze MDV. Però la storia ci riporta che negli anni, nel 1978-1979, quando è stata realizzata la prima unità, il veicolo non aveva le caratteristiche del treno navetta, ma aveva le caratteristiche di un veicolo assolutamente normale. E così è stato non solo per la prima unità, che addirittura era nata senza i burellè ma con i mantici, ma dicevo per le successive 14 unità, quindi fino alla 014, erano state realizzate in livrea grigio-ardesia e solo come veicoli bagagliari. Poi, essendosi manifestata la necessità di avere dei veicoli da integrare nei treni navetta, dalla unità 015 in avanti si era deciso di trasformarli in bagagliai posta e di utilizzarli diciamo nei convogli bloccati, nei convogli navetta. Il veicolo che noi abbiamo scelto è lo 004 e devo dire che la scelta di fare questo bagagliaio nella livrea grigia serve da una parte per poterlo utilizzare come veicolo aggiuntivo negli espressi e nei diretti tipici della composizione degli anni 80, ma anche per coloro che volessero riprodurre qualche convoglio oggi in circolazione per fare i treni di fondazione, perché Fondazione FS ha salvato di tutti i bagagliai l'unità 001, che è stata la prima, quindi la seconda costruita, perché in Italia si comincia da 000, e quindi la prima costruita con i mantici, con i burellè come in questo veicolo, e che è stata riverniciata proprio in grigio ardesia. Quindi l'unità oggi esistente per fondazione è stata in livrea grigio, è stato trasformato in livrea navetta e adesso a fine vita, diciamo questa seconda vita come veicolo storico, è stato riverniciato in grigio ardesia. Per cui questo veicolo può trovare diciamo utilizzo sia per gli espressi diretti degli anni 80, dagli anni 80 fino all'84, 85, 86 per le unità che sono state trasformate per ultime, ritrasformate per ultime, e poi anche a partire dal 2002 per i treni della Fondazione FS. Tra le novità che sono in arrivo la prossima settimana, finalmente riusciamo a consegnare una macchina che abbiamo annunciato con un grande impegno, il 652 prototipo nella livrea originale. Macchina importante perché di queste erano state realizzate 6 unità e sono i primi 6 prototipi dei cosiddetti tigroni, perché diciamo non rappresentavano le evoluzioni rispetto alle 632, 633 che erano state cominciate a costruire alla fine degli anni 70 e che rispetto alle macchine di serie hanno importanti differenze per quanto riguarda la parte estetica.
Non entro nella polemica che c'è stata negli anni sul fatto che sono stati fatti dei modelli che non erano completamente corretti. Io quello che voglio sottolineare sono gli elementi caratteristici di questa maglia, cioè la fanaleria simile a quella dei 656, quindi con fanali aggettanti e non con fanali rientrati come nel caso dei 633-633. Una diversa altezza dei fanali, che è un dettaglio, forse il dettaglio più importante per capire la differenza tra questo modello e altri che sono stati posti in commercio qualche anno fa, e poi delle differenze sostanziali per quello che riguarda la riproduzione dei portelli laterali sulle due fiancate, così come per la forma della porta di accesso alla cabina. Quindi non è un cambio di frontali, ma è una macchina che è completamente diversa. Le caratteristiche generali sono rimaste quelle, quindi con tutto il tetto realizzato in forincisione, la riproduzione delle parti relative al reostato, la meccanica motorizzata su quattro assi con le solite caratteristiche, quindi la possibilità di escludere le luci posteriori e con l'aggiunta dell'illuminazione in cabina, e per quanto riguarda, ripeto, la parte estetica, con una riproduzione assolutamente fedele di quello che è la caratteristica del frontale. Questa macchina sarà in consegna a partire dalla prossima settimana, mentre ci vorrà qualche mese, non voglio dire che si dovrà arrivare al 2024, ma questo rischio c'è, per avere la stessa locomotiva nell'ultimissima versione che MIR, le ferrovie italiane, hanno applicato, e cioè quella con cassa alluminio e grigia e frontali rossi. Questa macchina, che in questo caso è un inedito perché nessuno ha mai realizzato il 652 prototipo con queste caratteristiche, è stata scelta proprio perché tra le sei macchine prototipo è stata la prima a ricevere questa livrea. Attualmente tra le macchine prototipo ce ne sono alcune ancora in livrea XMPR, due sono state riverniciate. Tra le macchine ancora in livrea XMPR è da notare l'unità 172, che ha una particolarità: è stata la millesima locomotiva ad essere prodotta nello stabilimento di Vado Ligure, e proprio in considerazione di questa caratteristica è stata applicata sulla macchina una striscia decorativa sotto la cabina lato macchinista che indica appunto la realizzazione, il fatto che sia la millesima locomotiva realizzata nello stabilimento di Vado Ligure. Abbiamo fatto la scelta di fare le due locomotive costruite nei due millenni, quindi la millesima nel millennio primo e la duemillesima nel secondo, abbinandole, e abbiamo fatto la scelta di fare questo cofanetto che comprende sia la 652 sia la 494, quindi una macchina realizzata oltre 25 anni fa e una macchina invece realizzata 5 anni fa. Questa situazione ci ha portato appunto a guardare le macchine di Vado Ligure, le abbiamo soprannominato le locomotive di Vado Ligure perché entrambe girano tuttora con questa peculiarità di essere state identificate come millesima e duemillesima. La macchina 494 è stata realizzata nel 2018 e rispetto alla versione tradizionale ha il logo Mercitalia più corto, non copre tutta la fiancata, e l'indicazione che ha fatto che sia il 2000 è stato fatto in maniera un po' più evidente rispetto al 652. 652 che invece è stato da noi fotografato il 5 di settembre ancora nella linea XMPR. Quindi stiamo parlando di una macchina che oggi gira esattamente come le vedete. Tutte e due le macchine del cofanetto sono motorizzate. E proprio in considerazione del fatto che si tratta di una scelta che potrebbe risultare pesante dal punto di vista economico, il prezzo di vendita sarà particolarmente, aggressivo, ma sarà particolarmente
orientato a consentire agli appassionati che vorranno avere le due macchine celebrative di avere un'opportunità interessante. I cofanetti saranno realizzati 200 nella versione analogica e 100 con entrambe le macchine digitali SAV. Sempre tra le locomotive che arriveranno a brevissimo abbiamo, perché è una macchina molto richiesta dal mercato, il 652 tradizionale nella livrea MIR, che ha però un dettaglio significativamente diverso rispetto alle due macchine che abbiamo già prodotto. Devo dire, questa macchina qui sembra vivere una nuova vita, perché l'abbiamo già presentata come articolo 6497, ed è andata via veramente molto rapidamente. L'abbiamo riproposta circa un anno dopo con articolo 6498 e nonostante questo è andata esaurita rapidamente. E allora abbiamo deciso di fare un'ulteriore macchina, in questo caso la 173, che fa parte delle macchine di un'ordinazione successiva e si distinguono dalle macchine della prima ordinazione perché l'accoppiatore a 78 poli non si trova in mezzo al pancone come per esempio nelle macchine di prototipo e nelle macchine di prima serie, ma è all'esterno. Questo accoppiatore qui è tra i respingenti e invece questa macchina è all'esterno dei respingenti. Quindi non una semplice ricoloritura, ma una nuova versione anche con dei dettagli significativi che non sono il cambio del numero, ma anche il cambio del numero, la scelta di una serie differente e una modifica di quello che è il pancone frontale. Aggiungo che tra le varie macchine che sono state realizzate ci sono delle differenze anche per quanto riguarda l'altezza degli accoppiatori, perché ci sono macchine che hanno gli accoppiatori montati sotto il filo della cassa e ci sono macchine, a seconda dei costruttori in questo caso, che hanno gli accoppiatori a livello del pancone. Questa macchina è differente rispetto alle altre due, proprio oltre che per la caratteristica dell'accoppiatore a 78 poli, proprio per i punti di accoppiamento degli accoppiatori pneumatici, i punti di fissaggio degli accoppiatori pneumatici. Siccome non avete visto qualcosa di importante, vedete invece il nuovo 6,56. In questo caso, in catalogo sono state messe quest'anno tre ulteriori versioni che erano state, devo dire, quasi selezionate dagli appassionati, perché eravamo partiti negli anni passati facendo delle numerazioni, siamo stati bonariamente rimproverati per aver fatto sempre macchine della serie 500 e allora abbiamo deciso per la macchina di quinta serie di fare una volta una numerazione più bassa, perché tutti quanti ci hanno rimproverato il fatto che le macchine in XMPR erano tutte 433, 431 e 430, invece le macchine erano 550, 541 e via dicendo. Allora questa volta abbiamo fatto la macchina 482, che è una macchina assegnata al deposito di Napoli, realizzata dalla Sofer, dal Trafo, Officine Meccaniche Casertane, e che è una macchina che ha girato per un lunghissimo periodo in condizioni tradizionali senza gli smorzatori. Le altre due macchine che sono invece in catalogo riproducono la 6,56 245 di seconda serie, quindi con i convertitori statici, in questo caso assegnata al deposito di Bologna, perché tutte quelle macchine con i convertitori erano state inizialmente assegnate al deposito di Bologna, e poi ci sarà una terza macchina, questa volta di quarta serie, quindi la numerazione che va da 200 a scendere, e in questo caso si tratta di una macchina realizzata con degli smorzatori, assegnata al deposito di Torino, però con la particolarità di avere gli smorzatori di colore blu, che è una cosa abbastanza inusuale, però il deposito di Torino usava fare così e quindi ci siamo in qualche modo adeguati a loro. Questo diciamo che è il panorama di quello che abbiamo presentato e di quello che arriverà appunto a partire già dalla prossima settimana, in cui ci sarà il nuovo 652 ed il nuovo bagagliaio. Per la prima settimana di novembre, diciamo la prima decade di novembre, avremo il treno Italsider e
probabilmente anche uno dei 656, comunque i 656, il primo di questi arriverà durante il mese di novembre, e poi a fine novembre l'Arlecchino di cui vi ho parlato, e chiuderemo, diciamo, le consegne importanti con le due macchine e i carri pianali e almeno due dei bagagliai posta a due assi che vi ho illustrato. A questo punto mi taccio anche per prendere fiato e resto, diciamo, restiamo a disposizione per un po' di domande se avete particolari richieste, ma anche suggerimenti. Alessandro, scusami, volevo fare una domanda io, alcune domande, volevo sapere, a proposito del bagagliaio del 78, che è molto interessante, io almeno come tutti quanti eravamo in attesa del set di letture a piano ripassato MDVC con il medesimo bagagliaio nella livrea MDVC. Volevo sapere quando pensato, allora, mente possa venire fuori, ecco. In questo momento rispondo molto chiaramente, abbiamo ricevuto le prime prove di colore del veicolo, riteniamo che la produzione possa cominciare entro la fine di questo mese, vorranno normalmente 60 giorni per produrlo più il tempo della spedizione, quindi è una cosa che va a finire, diciamo, con l'anno nuovo. Quindi siamo già in fase di produzione. Oggettivamente non sarà una cosa che arriva prima di Natale, almeno al momento. La tua domanda era di tipo di carattere tecnico, siccome negli anni passati, almeno io, ho riscontrato una problematica sul carrello centrale del 633 o del 652, che andava a scarrellare perché era molto lento, non lo so, era una questione, volevo sapere se quella problematica è stata risolta oppure allora perché poi abbiamo dovuto ricorrere all'intervento tecnico di Marco che con una molla ha risolto il tutto e abbiamo allora c'erano sulle macchine 652 633 sì. C'erano due tematiche, la prima quella che riguardava il fissaggio del carrello centrale che, come detto, in fase di produzione, però stiamo parlando di macchine realizzate che sono nelle primissime versioni, quindi la 60, 490, 491, fino alla 495. A me è capitato due o tre volte, sì. In queste macchine c'era il discorso di un fissaggio, che era una cosa banalissima, di fissaggio della macchina, del perno centrale del carrello, e soprattutto il fatto che la parte posteriore dell'ammortizzatore centrale, che qui vedete è riprodotta sulla cassa, aveva gli spigoli vivi che tendevano a portare a bloccare il carrello quando andava a lavorare in curve molto strette. Ho visto che andava su facilmente, sì. Che non vuol dire che il carrello, la curva stretta è la curva, perché io viaggio con le curve 360 o 450, sì. Ma la curva stretta purtroppo è anche talvolta la deviata di uno scambio. Sì, sì. E allora succedeva che vi era una situazione di conflitto, ma questa situazione è stata già risolta perché è stato fatto uno svuotamento leggerissimo dello stampo dalla parte interna della cassa, per cui quando il carrello va a toccare lo sborsatore nelle condizioni, il carrello rimane flottante e rimane in grado di fare un movimento verticale che invece prima non era possibile. Perché andava su facilmente. Si bloccava contro quello e rimaneva o bloccato su o bloccato sì, su. Sì, infatti, e questo impediva la circolazione. Quindi confermo, però questo intervento è stato già portato. No, ma io mi sono permesso di fare questa domanda 60... perché non compro 652 da un po' di tempo, quindi infatti, ricordavo che c'era questa problematica e volevo appunto approfondire. Infatti, proprio perché non è stato comprato la 6496, sì, l'avresti già visto sì, che questo sì, tipo di soluzione di questo era stato risolto. Comunque, vabbè. Ringrazio Fabio perché è giusto che si diano risposte, soprattutto quando ci sono dei problemi che sono stati riscontrati, e non ci nascondiamo del fatto che ci sia stato proprio sulle primissime macchine qualche difficoltà proprio di circolazione, di blocco, che è il tema principale del carrello centrale. E con Bellini sono due con il postale, basta? Allora, voglio aggiungere qualche altra cosa. Allora, facciamo in questa maniera. Per adesso sono due. È chiaro che, voglio dire, avendo fatto uno stampo nuovo, che è una cassa nuova, un telaio nuovo, un arredo nuovo per fare quella corta, non ci fermeremo qui.
questo è pacifico, sicuramente le faremo nella livrea grigia, anche perché questa carrozza da 38.000 ha una particolarità che la rende molto molto interessante. Nella versione grigia, durante gli anni, probabilmente già nella versione castano, stiamo cercando un riscontro della documentazione, alcune di queste avevano ricevuto due aereatori sul tetto, nei, diciamo, aereatori per ventilare i due grandi compartimenti. E addirittura nella versione grigia, i due aereatori posti sul tetto non erano di quelli tradizionali tipo 1946 o 1959, quindi classico aereatore rettangolare montato, ma erano invece quelli che tecnicamente noi chiamiamo il Kukuk, cioè il tipo tedesco, caratteristico delle carrozze tipo X. E ci sono foto in grigio in cui si vedono anche queste caratteristiche. Praticamente sarebbe un aereatore di questo tipo, classico delle carrozze. Prego. A quando il piacere, siccome io stresso parecchio Marco, no? Di vedere da parte vostra la presentazione finalmente delle TR-220 alias testa di vipera o Polifemo? Grazie. È una domanda un pochettino, però è tanto desiderato quanto è stato desiderato l'Arlecchino. Tutto qua. Siamo appassionati e come si dice è bello di quell'epoca. Allora, io anche perché ci ho viaggiato, ho avuto questa fortuna di viaggiare su quasi tutti i treni. La risposta fin da ragazzino. Grazie. Grazie a lei per la domanda che è molto importante. Allora, noi ci troviamo in una situazione che molti di voi conoscono, di aver rilevato nell'anno 2021 gli stampi della società Level, che ha cessato l'attività nel 2018. E negli stampi della società Level ci sono tutti gli ETR-220 che sono stati realizzati nel corso del tempo. Probabilmente per un errore di natura commerciale questi treni sono stati riprodotti con una certa fretta e quindi dopo i primi 750 ETR potenziali ricostruiti è arrivato quello Stone che aveva la gobba e che era molto bello. E poi dopo c'è stata un po' una sovrapposizione per cui fino al, diciamo, un paio d'anni fa c'era una sorta di inflazione di ETR-220. È chiaro che il tempo passa, le condizioni cambiano e ci sono soprattutto tante versioni ancora da fare che non sono state sfruttate, perché nella versione iniziale, quella con il vetro centrale suddiviso, ne è stato fatto uno solo. E tra l'altro anche lì c'è la tematica di fare l'elettrotreno nella versione iniziale, quindi con la famosa testa di vipera però ancora divisa in due e con i carrelli originali quando le tre carrozze che provenivano dalla trasformazione delle TR-200 avevano i carrelli originali delle TR-200 e quindi non i carrelli tipo Z1040 che erano quelli, diciamo, più moderni, quelli del Reale 601 eccetera, che erano stati montati solo sulla carrozza anteriore, su quella dove era stato ricostruito il muso. Quindi un po' di pazienza. Allora, completiamo il tema. Voi sapete che gli elettrotreni hanno un certo appeal, perché se guardiamo con orgoglio rivendico che l'ACME nei suoi 22 anni di vita ha fatto più elettrotreni di tutti gli altri in tutta la storia. 22 anni. Passano. E quindi sicuramente, avendo rilevato gli stampi, è nell'ordine di idee e devo dire sono maturi i tempi, soprattutto consegnando adesso le TR-250 per ridedicarsi alle TR-220 e andare a fare tutte le modifiche e tutti i pezzi che mancano per poter fare delle versioni differenti rispetto a quelle commercializzate. Speriamo quanto prima. Fino alla fine dell'anno abbiamo messo un po' di cose in tavola, poi ci sarà il catalogo nuovo e lì sicuramente ci sarà qualcosa di nuovo. Prego. Ci sarà il Freccia Rossa meglio, nuova livrea per caso, non lo so. Tema dibattutissimo. Ci sarà, c'è un tema oggi di rapporto con Ferrovie dello Stato, perché voi sapete che il brand Frecciarossa è un brand che è diciamo tutelato, perché noi facciamo il modello se otteniamo il permesso. In questo momento Trenitalia vuole il treno con la livrea per loro,
E quindi, fin tanto c'è questa condizione, e siccome loro sono i proprietari del brand, noi stiamo a quello che ci viene detto. Chiaro che abbiamo già fatto dei treni con la livrea nuova, perché in qualche circostanza la direzione, l'alta direzione delle ferrovie ha consegnato treni del genere. Chiaramente il convoglio aveva un'origine molto chiara, però prima, come dice Ubi Maior, aspettare. Ci tocca questo. Altre? Avrei un'altra domanda. Prego. Il regionale è appena ripassato, quando uscirà? Allora, lì siamo. Allora, terminata la produzione di quelle linee MDVC, sicuramente riprenderemo il discorso dell'XRPR, di quelle con le modifiche sulla cassa. Va bene, grazie. Una cosa che a Novegro è stata vista, ma che non aveva un'ufficialità, non ha avuto alcuna ufficialità sul catalogo, per la verità sono state due cose che si sono viste a Novegro. Allora, su due temi completamente diversi. Il primo tema è un tema a cui noi siamo molto affezionati, perché è una situazione che riteniamo fondamentale, soprattutto mi permetto di indicare quella zona perché rappresenta i più giovani, che è sempre una parte importante, cioè la parte di condivisione delle informazioni e in particolare il fatto di poter condividere quelle che sono informazioni che noi andiamo a cercare, diciamo, controllare e definire nella gestione di quelli che sono i nostri modelli. Io mi sono dilungato, col vostro permesso, parlando dei carri Talsider, ma l'ho fatto perché so di essere in un territorio in cui questi carri sono ben conosciuti, perché a Taranto, ripeto, ce ne sono stati assegnati qualche centinaio, e lo abbiamo fatto, e per esempio di quel materiale lì c'è un'ampia documentazione che noi abbiamo in qualche modo raccolto, e questa documentazione merita di essere condivisa. Qualche anno fa noi ci eravamo dedicati al tema della rivista della ferrovia, di cui avevamo pubblicato anche 16 numeri. Dopodiché le risorse sono state concentrate sullo sviluppo dei modelli, abbiamo, diciamo, dovuto riorganizzare quelle che sono le nostre, la nostra organizzazione, e la rivista è stata accantonata, ma non è stata dimenticata. E infatti, in occasione di Novegro, ci siamo ritornati, grazie anche alla responsabilità che abbiamo voluto dare a Giuseppe Foglianese, che è un giornalista professionista, di farsi carico del tema rivista. E la rivista adesso è di nuovo online. Da qualche settimana abbiamo introdotto una serie di novità. Vi lascio solo il sito, poi eventualmente ci smanettiamo un attimo perché è un po' più complesso, dove abbiamo voluto raccontare una serie di cose, e forse è meglio che ve le racconti il responsabile, colui che se ne fa carico, e non io. Buonasera, allora si rifletteva su questo argomento tipico della cultura italiana, tipico di questo nostro periodo. La cultura non deve appartenere soltanto a delle persone, a degli enti e degli archivi, in particolare la cultura ferroviaria. In questo senso è la Fondazione FS che apre i suoi archivi, la Fondazione Termini, hanno avuto un articolo sui carri restaurati in circolazione della Acciaierie di Terni sulle riviste. Ci sono tutta una serie di polarità della cultura, e parlo della cultura con la C minuscola, non la cultura del professore, la cultura materiale, che è alla base del sapere per poter, per esempio, realizzare un modello. Un modello non basta una fotografia, due misure per realizzarlo. Bisogna conoscere materialmente cosa c'è dietro, bisogna conoscere materialmente che cosa ha fatto. Prendiamo l'intervento del dottor Bonopane, che peraltro è sempre prodigo di informazioni quando parla. Non ha parlato soltanto dei carri, ha parlato del carico, ha parlato della storia, ha parlato di da dove sono venuti fuori, dalle esigenze. Abbiamo saputo, per esempio, che ci sono diversi tipi di colore, abbiamo saputo che c'erano dei carri pianali che non erano adeguati, anzi dei carri che lui ha nominato, che non abbiamo visto, i carri ex di RG, ex tedeschi, che erano in 12 esemplari, che per una serie di motivi non sono stati potuti utilizzare. C'è tanto da dire,
e sono alla base di questo piccolo sapere, questa piccola collezione di nozioni, collezione di informazioni, la nostra curiosità viene stimolata, e viene stimolata in modo sano, non sulla base del fatto che ho sentito parlare. Faccio un esempio. Io ho vissuto per tantissimi anni sulla linea Bari-Lecce, sulla propria uscita da Bari Centrale. Ora, noi tutti avevamo da ragazzini il catalogo Lima, dove c'era la D342. Chi non ha avuto la D342 Lima, alzi la mano, non alzerà nessuno. Eppure io svedevo sotto casa mia passare saltuariamente una locomotiva del tutto analoga alla 342 Lima, ma c'era scritto 342. Dico, no, scusate, che cos'è sta cosa? Io per tanti anni non ho mai capito perché quella locomotiva, che per me era identica a una 342, fosse una 341, fino a quando io non ho scambiato delle opinioni, delle informazioni con un'altra persona, la quale mi ha detto, no, quello è un prototipo, è un saldo, la 4001 che sa sempre deposito, che si rompe, e mi racconto tutta la storia. Ora, questa cosa un tempo avveniva soltanto a voce, c'era l'editoria specializzata, c'era ancora naturalmente, però ha i suoi tempi, ha i suoi limiti e anche, come dire, la possibilità di essere ghermita di informazione. Come dire, limitandosi alla nostra volontà di andare a prendere queste informazioni. Quando noi abbiamo pubblicato, abbiamo deciso di pubblicare, Alessandro ha deciso di pubblicare questa la rivista, il formato online era è stata una scelta obbligata, non per una questione soltanto di costi, ma per una questione di quantità di informazioni e di immediatezza. Noi vogliamo sapere tante cose. La differenza tra una rivista pubblicata e una rivista online è essenzialmente questa. La rivista online, oggi che c'è scritto? Ah, c'è l'articoletto su. Domani che c'è scritto? Un'altra cosa. Se invece vi compro una rivista edicola, per carità, una cosa nobilissima e santa, io so che avrò questo, me lo leggerò una volta. Ah, bellissima rivista, bellissima, indispensabile, ma è un altro modo del sapere, è un'altra via del sapere, è un'altra via di stimolare la curiosità e non è in sovrapposizione. Se ho una rivista online domani mattina, io non ci cimenteremo mai a fare dei papiri così online, cioè per l'altro dire non è un'enciclopedia. Io avrò una serie di articoli con una grande frequenza, con una frequenza maggiore rispetto a quella, e soprattutto anche uno spazio, perché io online non ho limiti di spazio, non ho 64 pagine, non ho lo spazio da dedicare a questo, dedicare a quell'altro. Io ho una grande libertà di divulgare le informazioni, perché si usa la parola condivisione, che ho già detto altre volte, ma però a me non piace molto. La parola è divulgazione. Io ho del sapere, non lo condivido affatto, io lo elargisco. Il mio povero sapere, io lo elargisco, in cambio, non voglio niente. Questa è alla base della condivisione gratuita, naturalmente, di un periodo della rivista online. Questo in generale è una linea di massima. Poi c'è il tema alla base, la tematica alla base della nuova rivista della Ferrovia, che è pubblicata online. Non si parla che di treni reali, è di storie legate ai treni reali, che non siano storie di particolare attualità, per quello ci sono tanti, tanti modi di venire a conoscenza, che so, della variante di tracciato tra qui e lì, dal fatto che è entrato un millesimo esemplare, sono tutte delle cose che riguardano l'attualità e noi abbiamo senz'altro trattato, ma che non sono al centro della tematica, diciamo, scelta per la divulgazione attraverso la rivista Ferrovia Online. Questa è più una collezione di nozioni e di approfondimenti sul senso della ferrovia, sulla qualità del rapporto che abbiamo con la ferrovia, perché la ferrovia non abbiamo un rapporto semplice, la ferrovia dalla sua nascita è entrata nella psicanalisi, è un argomento di psicanalisi non secondario. Il treno non è soltanto una roba che corre sul ferro, il treno è una cosa che non è che ci accompagna, siamo noi che accompagniamo il treno. È un materialmente, c'è un articolo, uno dei primi che abbiamo pubblicato, sul rapporto che c'è tra il treno e il calcio. È un rapporto, come dire, al di là del fatto del treno di Fossi, che insomma, tutti noi sappiamo che sono esistiti, credo esistano ancora, i treni speciali ci esistono ancora, treni per i Fossi. Non credo più, non ci vedo più.
Nevertheless, comunque in ogni caso è presente, ecco, questo era l'articolo sulla storia del calcio con in Inghilterra i primi biglietti simulativi per andare a partecipare ai eventi venduti dalle compagnie ferroviarie. I biglietti per vedere partite di calcio venivano venduti anche dalle compagnie ferroviarie. Era un rapporto molto forte che esisteva. Il calcio, non faccio lo spoiler dell'articolo, però il calcio ha avuto un grandissimo legame con la Fede. Un altro articolo, molto breve peraltro, è sulla scomparsa del biglietto cartaceo. Non c'è più. È una riflessione molto breve, molto carina, credo, che parla del biglietto cartaceo. Non c'è più. Noi, abbiamo, eccolo qua. Se io me lo dimentico nel telefono e me lo ritrovo tra 2-3 anni, dico, ah cazzo, quella volta che sono andato a prendere il trenino, che dovevo andare con Alessandro Bonaparte e Francesco Comaiani a Parabita. Questo è sono tutta una serie punti di vista, punti di osservazione del mondo della ferrovia che spesso noi non consideriamo o non consideriamo al centro delle tematiche che ci interessano, ripeto, di questa cosa che ci unisce, ci coinvolge tutti quanti. Che più dire, l'indirizzo della rivista della ferrovia.it, vorrei aggiungere una cosa, non è assolutamente, possiamo dirlo, da escludere che la rivista cartacea, alla quale tutti siamo affezionati, non debba ritornare ad essere pubblicata. Questa è una ripresa dell'attività editoriale che noi forse non ce ne rendiamo neanche conto, ma in Italia è molto diffusa. In Italia esiste una grandissima attività editoriale e bibliografica, e quindi era abbastanza poco congruente possedere una grande messe di informazioni e non divulgarle. La rivista ferrovia.it.com, tanto c'è l'indirizzo lo stesso, anticipo che probabilmente sarà addirittura tradotta in altre lingue, non lo sappiamo. Comunque questo è l'indirizzo, gli articoli sono qui, ne uscirà uno in qualche giorno, si spera di riprendere. Aggiungo che la rivista è aperta a collaborazioni. No. La rivista della ferrovia.it. Oppure rivista della ferrovia.it. Sempre per rimanere. Grazie. Si è fatto carico benissimo. È un carico che porterà sulle spalle per lungo tempo. Un'altra cosa invece che era a Novegro, ma che è passata in silenzio perché non c'è stata l'ufficialità di essere messa sul catalogo, è stato un progetto che noi abbiamo messo a punto per l'anno 2024. Ed è un progetto particolarmente interessante perché si tratta del carro aperto a sponde tipo 1940. Nelle sue versioni, in tutte le sue versioni, con le caratteristiche principali che rappresentano il veicolo. C'è un'immagine che io adesso metto, anche se c'è qualche piccola difficoltà, che è un'immagine che ci è stata fornita proprio in occasione di un di un incontro come questo. Un nostro collega appassionato ci ha voluto portare questa fotografia, che è decisamente accattivante. La mostro perché è proprio quel senso profondo di ferrovia che caratterizza un po' la nostra passione. Allora, questo è uno scalo, venga. Questo è uno scalo di San Giuseppe di Cairo, zona nord di Savona, dove voi vedete qualche centinaio di carri a sponde di tutti i tipi: cassa di legno, cassa metallica, garitta, senza garitta. È un parco ferroviario. E allora questa immagine che ci è stata, ripeto, portata nella fiera, ci ha fatto riflettere sul fatto che se uno volesse fare uno scorcio su un diorama, sul proprio plastico, con questa tipologia di veicoli, oggi avrebbe oggettivamente qualche problema. Perché c'è qualche problema? Perché questi carri non sono disponibili. Li ha fatti tanti anni fa la Klein Model Bahn, lo stampo poi è stato acquisito dalla Rocco, che ha fatto più versioni,
però sempre di carri corti e devo dire non dei tipi più diffusi. E allora, partendo da questo, considerato appunto che nei parchi italiani questo è un parco, una zona dove arrivava molto carbone dai porti di Savona e di Genova, però la stessa situazione si ripeteva per esempio ad Avezzano con l'arrivo delle barbabietole da zucchero e qui a Ferrara dove venivano fatti dei raccolti sui campi e poi portate col treno. E da qui è nata l'idea di fare il carro 1940, che è stato quello realizzato il più esemplare, parliamo di oltre 5.500 veicoli realizzati e che avevano differenti caratteristiche. Abbiamo il classico carro con le sponde arrotondate con la testata chiusa, poi abbiamo quello che ha la testata aperta e quello che ha la testata chiusa ma che sarebbe potuta essere trasformato in una testata aperta perché priva delle ferramenta di chiusura ma comunque predisposto per essere utilizzato. Poi abbiamo la variante ricostruita di cui Giuseppe ne parlava, che è stata ricostruita eliminando la parte di arrotondamento, che evidentemente in fase di ricostruzione quella volta si andava abbastanza per le spicce e non era il caso di rifare lamiere da battere, e quindi lamiera saldata e la parete diventa completamente dritta. E poi c'è la versione ricostruita ad alta capacità in cui praticamente la sponda laterale è stata rialzata per aumentare il volume delle merci trasportate. E quindi abbiamo fatto questa scelta di preparare questo vagone che vedrete nel prossimo anno, introducendo anche una serie importante di migliorie di tipo tecnico che rappresentano un po' anche l'evoluzione, perché fino adesso abbiamo sempre fatto i carri merci, noi ci siamo molto impegnati negli anni nel fare i dettagli del sottocassa delle carrozze, però i carri merci sono più corti e quindi avendo dei timoni particolarmente lunghi abbiamo sempre degli accoppiamenti per avere i carri vicini molto lunghi, andavamo un po' a sacrificare la parte centrale. Questa volta invece abbiamo ripensato tutto, abbiamo fatto un timone molto piccolo che viene abbinato a una guida molto piccola e questo ci permette di avere solo la parte estrema del carro, pur essendo un veicolo molto corto rispetto ad altri carri, ma avendo la parte centrale tutta quanta a vista sulla quale si va a montare il sistema di riproduzione del cilindro freno e della tirantevia. Oltre ovviamente a tutti quelli che sono i dettagli relativi alla fiancata e quindi la riproduzione delle varie tipologie di scalette, eccetera. I carri sono realizzati, come vedete, con diverse tipologie di boccole, ne abbiamo previste 4 che possono quindi alternarsi, quindi non solo un'alternanza delle differenti casse, ma anche abbinamento cassa con balestra singola, cassa con boccola con balestra doppia e via dicendo. E a Novegro erano arrivati solo 2 modelli, gli altri sono arrivati mercoledì e quindi siete tra i primi a vedere poi le ulteriori differenze. E quindi abbiamo poi realizzato un nuovo tipo di tiranteria del freno che è molto più semplice in fase di montaggio, e questo proprio con l'idea che, pur rendendoci perfettamente conto che i prezzi di un tempo nelle fabbriche cinesi non saranno possibili riaverli, riducendo e cambiando la tipologia di montaggio riusciamo ad avere dei costi, a mantenere quantomeno i costi di produzione. E questo, per esempio, il sistema di frenatura, di riproduzione del sistema frenante fatto in un singolo pezzo, laddove invece fino adesso noi dovevamo montare 3 pezzi. E quindi questo, siccome la tiranteria va montata 2 volte, noi prima montavamo 6 pezzi, adesso in economia di scala andiamo a montarne solo 2. Quindi non è solo un carro nuovo, che ripeto declineremo complessivamente in 6 varianti di cassa, ma è anche e soprattutto un nuovo modo di pensare ad un veicolo che possa essere numeroso e possa essere, rappresentare anche questo tipo di scorci che sono molto molto interessanti per il mercato. Li realizzeremo in epoca terza e in epoca quarta, li vedrete nel prossimo catalogo e parliamo di una consegna che andrà intorno al mese di maggio-giugno del prossimo anno.
questo sempre per rimanere in tema delle novità, visto che abbiamo dovuto spoilerare qualcosa, allora... E Marco è una vittima su questo argomento, purtroppo, perché gli parlo sempre del Testa di Vipera e... No, no, ma confermo, noi abbiamo fatto tanti anni fa la scelta, qualche anno fa la scelta di... È bellissimo, è inutile negarlo, è un modello secondo me bellissimo. Mi trovo perfettamente d'accordo, io quel treno l'ho vissuto... Poi, ognuno tiene le sue fisse, chiaramente. Quello è nella natura del fermodellista, e direi non solo, ma rimaniamo al campo dei fermodellisti. Quel treno è un treno molto importante, era uno dei rapidi che faceva servizio sulla tratta Bari-Milano, lo ricordo benissimo perché nel 77-78... Anche Roma-Napoli. Erano Roma-Napoli, sì, sì. Però per noi, diciamo, per io ricordo nel 78-79 partiva alle 14.55 e arrivava ed era il treno più veloce, sì. Non faceva fermate, faceva Foggia, Termoli, Pescara. Necessariamente per il via degli incroci, che all'epoca la linea era ancora binario unico, Pescara, Ancona, credo Pesaro, Rimini, Bologna, Bologna. Milano. Ci metteva 8 ore e 20, partiva alle 14.55 e arrivava alle 23.45. Ricordo ancora quei portelloni, non erano automatici, ma li dovevi aprire a mano. C'era proprio tutta la chiusura, lo sbattimento delle porte, eccetera. Era diventato stato per un periodo, inizialmente erano, viaggiavano addirittura in coppia fino a Pescara, sì. Poi a Pescara venivano divisi e uno arrivava a Bari. Nel 73, con l'entrata in servizio dell'ETR dell'Adriatico, era stato per un periodo l'Adriatico aveva sostituito proprio l'ETR e poi era stato riprolungato fino a Bari diventando il treno del pomeriggio, perché l'Adriatico partiva da Bari alle 10.08 e invece il ETR 220 partiva alle 14.55 ed era girato anche al contrario, una cosa molto interessante. Possiamo dibattere pure sulla livrea. Produzione in Castano Isabella o grigio verde magnolia? Allora lì sì, poi abbiamo, e vabbè, però lì andiamo un passo indietro, andiamo all'ETR 200, che è il treno del record italiano di velocità, 20 luglio del 1939, sulla linea alimentata a 4.000 volt, perché per farlo andare a 203 km orari avevano in qualche maniera... E fu l'orgoglio delle ferrovie italiane in questo momento. Assolutamente, sì, sì. Un viaggio preparatissimo perché c'era sul ministro, c'era sul direttore delle ferrovie, era una cosa proprio fatta. Ma pare che pure Hitler non prese bene questa cosa qui perché si sentì superato, insomma, dalla... Loro sulla parte elettrotreni avevano il, cos'era, l'hamburghese volante che è conservato nella stazione di Lipsia. Quando uno arriva a Lipsia, noi ci siamo stati qualche settimana fa, un treno di quelli ed erano però automotori diesel e loro riuscirono a raggiungere 200 km orari. Però c'era la 01, la 02, la carenata, sì. Che si fece 200 spazi. Sì, però macchina a vapore con... Era un qualcosa di evolutivo, insomma. No, la parte elettrica dal punto di vista elettrico, se consideriamo che il 39 era solo 12 anni dopo l'avvio della trazione elettrica a corrente continua. In 12 anni si passa al 626, al 428 e TR 200, quindi... Diciamo che c'era stata una fase molto molto importante. Ha saltato la strada poi per la prima versione della tartaruga, no? Chiaramente. Ha saltato un pochino la strada. Anche se passa qualche lustro tra l'uno e l'altro. Sì. Però, per esempio, negli anni 50, addirittura gli ETR 200, che erano, diciamo, i precursori del Settebello prima e poi dell'Arlecchino, erano addirittura viaggiavano in coppia. C'erano tantissimi treni che sulla Roma-Napoli, cioè sulla Roma-Milano, viaggiavano in coppia con due ETR. Uno dei libri che noi abbiamo fatto, ecco, no, sta lì. Che è quello, c'ha proprio la copertina, credo che sia addirittura una coppia, è un elettrotreno con il rinforzo di ali 540. Quindi Marco lo posso lasciare tranquillo per un periodo? Assolutamente sì, anche perché voglio dire, non voglio inimicarvelo stasera. Più di quanto non sia. Vabbè, no, ma noi scherziamo sempre, voglio dire, la buttiamo. Però, ma comunque devo dire, come diceva, è una delle cose. Il signore, sull'informazione, insomma. Sa. Ma quello lì è un tema per noi molto importante, perché devo dire, non siamo gelosi di quello che abbiamo raccolto. E siccome veramente il materiale raccolto è tanto, vale la pena condividerlo. Per esempio, siamo andati alla manifestazione di Milano, c'è stata a Milano la manifestazione sulle ferrovie reali, Railways Exhibition, è durata 3 giorni,
ed era praticamente tutta incentrata sui treni veri. Noi eravamo particolarmente contenti perché uno dei nostri treni era esposto in uno degli stand dell'Alstom e quindi questo ci ha gratificato particolarmente, perché comunque un treno in scala 1,20 lungo 2 metri e qualche cosa ci dà soddisfazione. E però in quella circostanza siamo andati a parlare, abbiamo visto le nuove macchine, le nuove 494 nella livrea Rail Pool, che sono noleggiate un po' da tutte le ferrovie, ce l'ha la ferrotramviaria, l'ha presa la Sangritana, e quindi quando si partecipa in quelle circostanze tenersi la fotografia non ha senso, ha più senso raccontarla, perché sicuramente si troverà quello che dirà: ma perché non la fate Sangritana, perché non la fate Bari Barletta? Quindi in qualche modo c'è un maggiore coinvolgimento. No, ma io l'80% della mia vita, come dico sempre a lui, l'ho trascorsa sui treni da piccolino, quindi tutti questi treni mi fanno tornare indietro nel tempo e mi ricordo benissimamente anche le tappezzerie, i famosi lampadari in vetro, no? Delle 100 porte, i sedili sotto, cioè sotto i sedili il riscaldamento, che certe vampate, ma era un ragazzino, chiaramente figlio di emigrante in quel Piemonte dominato ormai dall'afflusso di meridionali, c'erano sia ancora queste Castano Isabella che quelle Grigiardesia, le Corbellini. Ho viaggiato su tutti questi treni, compreso anche l'Arlecchino, compreso anche il Testa di Vipera, ho avuto questo grande piacere. Testa di Vipera, uno dei treni era proprio il Genova Sprint, Torino. Roma Termini Genova? Genova. Sì, però tu non hai fatto la Torino Milano Milano Lecce, perché non c'era la Torino Lecce diretta. No. Io l'ho fatto prima. Due treni c'erano. Due. 660 e 662. 660 partiva da Lecce alle 4 del pomeriggio e arrivava dopo 15 ore a. Arrivava a Bari, facevano quelle manovre bellissime, e in coda aveva due carrozze che erano una fino a Schaffhausen e una fino a Monaco di Baviera. E aveva a Milano, poi da Milano si cambiava e si andava a Torino. No, questo era 6,60, era diretto a Torino. Quando arrivava a Piacenza, anziché prendere in direzione Ponte sul Po, andava a sinistra e da lì ci volevano ancora due ore abbondanti per fare i 100 km. Poi c'era l'Espresso 662 che partiva da Bari Parco Sud e aveva le auto al seguito, non aveva la carrozza Letti, aveva le auto al seguito. Infatti la passione di Acqua per i carri trasporto auto viene da lì e dal fatto di averlo visto decine di volte, che c'era sto locomotore che partiva dal deposito, arrivava dal centrale e poi andava a Parco Sud a prendere il treno. Mi ricordo che con mio fratello da bambini chiedevamo al macchinista se ci tirava su e facevamo il viaggio in cabina da Bari Centrale a Bari Parco Sud. Adesso non licenziano più, sono tutti andati in pensione, quindi si può dire. Ricordo il macchinista Lepore, il macchinista Verde, quando sapevamo che era di servizio, ci andavamo lì alle 4 per prendere sto treno alle 5 e tornare poi in stazione alle 18 e qualche minuto, e il treno partiva intorno alle 18:30 a seconda degli anni, e c'aveva dietro 4 carri trasporto auto. Invece il 6:60 arrivava, si agganciava a Bari una sezione per Torino che proveniva addirittura da Taranto, e quindi c'era il treno che arrivava da Lecce, tagliavano il 4:45, manovrava il 6:56 le 4 carrozze in partenza da Bari, poi andava sul binario, nel frattempo arrivava il diretto da Taranto, agganciavano le 4 carrozze provenienti da Taranto e facevano un treno di 20 carrozze. Madonna. Siamo riusciti a vederlo un giorno solo con 3 carrozze letto e 26 carrozze, che era il massimo 104 assi possibile sulla linea. Poi erano finite le 24 ore, diciamo.